Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è uscita la PlayStation Classic, la rievocazione della mitica PlayStation, ed è qua fra le mie mani. Questa è la vecchia PlayStation, ovviamente. Questa è la nuova PlayStation Classic, direi mini, perché comunque è la versione molto miniaturizzata di questa PlayStation. Adesso facciamo un unboxing per confrontarla con questa PlayStation, vedere le differenze di dimensioni e di estetica che c'era tra la vecchia e originale PlayStation a questa versione classic di casa Sony. Quindi andiamo ad aprire la scatola, tagliamo il sigillo. Via il sigillo, via il taglierino, e andiamo ad aprire la nuova PlayStation Classic. Ah, se ci riesco. Ok, via la scatola. Qua abbiamo la scatola bianca con il logo, la giro, PlayStation. Andiamo ad aprirla e vediamo com'è confezionata questa PlayStation Classic. Wow, la PlayStation è veramente uguale e spiccicata a quella vecchia. Poi la confrontiamo, così abbiamo subito un raffronto. È veramente veramente piccola, guardate con la mia mano, è veramente veramente piccola. È bellissima ragazzi, devo dire che è veramente veramente bella. Vado ad aprire il sacchetto se ci riesco. Sì, sono riuscito. Guardate che bella che è. Qua abbiamo il manuale di istruzioni, che metto da parte, e sotto abbiamo, come cari si apre questa scatola? Ma come si apre questa scatola? Ah, qua abbiamo il cavetto HDMI per collegarla alla televisione. Poi se magari riuscivo a aprire la scatola in maniera giusta. Ah, ecco, finalmente ce l'ho fatta, era così. Quindi mettiamo via questo, e qua abbiamo i due controller. Sì, perché ragazzi, all'interno di questa PlayStation Classic Mini abbiamo due controller, no uno solo, quindi abbiamo subito la possibilità di giocare in coppia a questa PlayStation Classic. Quindi abbiamo due controller che poi confrontiamo con quello originale della PlayStation 1. Qua abbiamo l'altro controller, beh, adesso non sto neanche a tirarlo fuori dal sacchetto, tanto è uguale a questo. Qua abbiamo un cavetto micro USB USB per alimentare la console, ovviamente che va alimentata USB. E qua abbiamo il controller che è fatto identico a quello vecchio. Adesso lo vado a prendere. Questo, guardate che ce l'ho sotto qua. Allora, questa è il controller della PlayStation 1, diciamo l'originale, e questo è quello della PlayStation Mini. Ovviamente il controller, se lo guardate, è grande come la PlayStation Mini. E questo secondo me è una cosa anche, vabbè, intelligente, perché farlo troppo piccolo poi era inutilizzabile. Quindi direi che assomiglia, praticamente è identico al vecchio controller. Anche la presa è una presa USB, però davanti, avendogli fatto questo rivestimento, ricorda quello originale del controller di Sony. Vedete che avendogli fatto questa specie di copertura qua davanti, ricorda il vecchio spinotto di Sony, anche se questo ovviamente è un USB. Quindi il controller direi molto simile, la differenza è che non abbiamo questi, diciamo, le crocettine qua non ci sono, abbiamo solo i tasti di spostamento, cioè quelli, i quattro tasti di spostamento destra, sinistra, avanti, indietro, come qua, i tasti classici PlayStation con la X, il quadrato, il triangolino e il cerchio, che sono il classico simbolo PlayStation. Davanti abbiamo i tasti uguali, abbiamo 2-1, 2-1 da questa destra a sinistra, quello tutto uguale, e anche i pulsanti Select e Start uguali, identici. La differenza, ragazzi, è questa: non abbiamo le crocettine. Ma perché non gliele avranno fatte? Boh. Secondo me aveva senso fargliele,
a questo punto, non so come mai non sono state implementate, non lo so. Adesso spostiamo i controller che abbiamo visto nel loro raffronto, andiamo a confrontare le due PlayStation. Questa è la PlayStation originale, la PlayStation 1 originale, cioè la versione, cioè prima versione, e questa è quella attuale. I tasti identici, qua abbiamo il tasto open ovviamente che non fa aprire come per la PlayStation, che fa aprire il cassettino della console. Poi abbiamo il tasto reset, anche qua il tasto reset, quindi farà più o meno la stessa funzione, suppongo. Poi abbiamo il tasto d'accensione e spegnimento, uguale, cambia solo che qua c'è scritto power e qua c'era il simbolo di accensione e spegnimento. Davanti abbiamo due prese USB, qua invece avevamo due prese per attaccare i joypad, sì, chiamiamoli joypad o controller, e mettere una memory card che era questa. Ovviamente qua non ce n'è bisogno, mentre qua nella vecchia PlayStation, per salvare i giochi, o meglio fare i salvataggi dei giochi o queste funzioni, bisognava inserire questa scheda di memoria esterna. Qua invece ovviamente questa necessità non c'è. Andiamo a vederle dietro. Allora, dietro abbiamo l'ingresso USB mini per alimentarla, l'ingresso HDMI per collegare alla televisione, quindi abbiamo un'uscita digitale, mentre qua avevamo un'uscita AV analogica, e qua abbiamo una porta seriale, mentre qua abbiamo questa specie di sportellino che però in realtà dovrebbe essere uno sportellino finto. Quindi ragazzi, ovviamente il colore è un po' diverso, perché comunque questa è stravecchia, mentre questa ha un grigio leggermente diverso. Probabilmente anche questa, quando era nuova, adesso non me lo ricordo, ma sarà stata di questo colore. Quindi ragazzi, queste sono le prime impressioni e il primo raffronto con la vecchia PlayStation, almeno dal punto di vista estetico. Direi che le dimensioni sono veramente ridotte rispetto alla vecchia PlayStation. Vi ricordo che qua nella PlayStation nuova, cioè quella Classic Mini, ci sono 20 giochi già preinstallati. Anzi, adesso ve li faccio vedere quali sono. Quindi i giochi preinstallati sono questi, ve li faccio vedere. C'è anche Tekken 3, c'è Wild Arms, e ce n'è un po', ragazzi: Grand Theft Auto, Final Fantasy 7, Destruction Derby, Intelligent Cube, e ce n'è un po', ragazzi, c'è Rayman. Quindi devo dire che dal punto di vista dei giochi ce n'è di molto carini. Quindi ragazzi, se questo primo video, primo raffronto perlomeno estetico tra vecchia PlayStation e nuova PlayStation 1 vi è piaciuto, lasciate come al solito un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!